Il gufo. Brillante, Che sei 100 Tascarogna parlato. Abbassano fili di nylon per intrecciare un unico tessuto. E la tascarogna sono necessari fino a 10.700 fili. Basta la rottura di uno solo. Ok, se controllo il tuo io mi mi hai messo sotto sopra, hai visto? Nonostante la velocità di tessitura, un telaio produce solo 8 metri l'ora, poiché il tessuto è molto fitto. Ottimo. Ma è questo a rendere l'airbag resistente. Una volta completato, il tessuto viene controllato. Una volta il tessuto viene controllato. Mentre il tessuto viene arrotolato da una serie di rulli, si procede al controllo. Il tessuto viene condotto attraverso la guida di rulli ad un sistema di lavaggio e asciugatura lungo 36 metri. I rulli estraggono il tessuto da grandi vasche che assicurano una pulizia da cima a fondo. Una serie di rulli caldi provvede all'asciugatura e alla pressatura. Adesso il primo che faccio il video è così. E così il tessuto appena lavato arriva alla macchina per il rivestimento. Il silicone rinforzato viene distribuito da un raschietto. Appunto fa più lo scemo. Il silicone sigilla il tessuto è diventato bagnato e appiccicoso. No, ho finito la roba notte là. Scaldato in forno a 190 gradi. Una volta asciutto, il silicone protegge il tessuto. Sto pazzo, ragazzi. Un laser computerizzato taglia il tessuto con una precisione e velocità al di sopra delle capacità umane. Adesso è un bel sole. Le linee nere del tessuto guidano il laser durante il taglio. Diversi airbag vengono ricavati dal tessuto nello stesso momento. Non ci siamo andati. Ma luce la labbra. Questo tu fa bene. Una volta finito, un nastro trasportatore sposta gli airbag.